Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati su Ape Escape 2, di nuovo. Questo è l'episodio extra in cui andiamo a vedere tutti i collezionabili, i minigiochi, eccetera. Allora, non so perché ogni volta si rimette in 16 noni quando stai sul menu. E, off camera ragazzi, sono arrivato al 100%. Perché l'ho fatto off camera? Perché appunto secondo me era noioso farvi vedere tutta la sessione in cui collezionavo e i collezionabili appunto, e soprattutto perché dovevo fare le sfide a tempo con la medaglia d'oro dei livelli, ed essendo che ho bestemmiato non poco soprattutto per il boss finale, diciamo che era meglio non far vedere tutto quanto, soprattutto per i collezionabili ragazzi, perché ho dovuto farmare parecchie monete per poter raccoglierli tutti. E finalmente abbiamo il 100%. Inoltre qui ho un altro salvataggio in cui ho iniziato la run con Kakeru. Come potete vedere le differenze sono che abbiamo l'icona della vita con la maglietta di Kakeru e partiamo con tutti i gadget già sbloccati, il che ci permette di completare già i livelli al 100% e di appunto avere una run più semplice. Comunque, andiamo nel nostro profilo col 100% e vi faccio vedere tutto quanto, ragazzi. Il video probabilmente lo dividerò in capitoli, nel senso metterò i minuti sotto in descrizione in modo da farvi skippare alcune parti nel caso non vi interessi, eccetera. Allora, iniziamo subito dal centro di trattenimento. Intanto potete vedere come sono, diciamo, come è pieno adesso lo scaffale. Qui c'è il livello del casino dove ho farmato le monete. E andiamo. Allora, in realtà no, non voglio iniziare con lo scimmipedia, perché secondo me è abbastanza inutile guardarlo. Ok, sono tutte le scimmie che abbiamo catturato. Guardiamo gli album delle foto segrete. Allora, i tre fratelli afro. L'unica cosa da giovani è la tua pettinatura afro. Ok. Torneo pietra carta forbici, prima la pietra. Sei una bestia, mi hai colpito. Festival nella foresta. I frutti dell'addestramento. Può sferrare 5 calci al secondo. E questa mi sembra fosse una citazione a qualcosa, non mi ricordo. Santo cielo, ho un'idea fantastica. Amici per la pelle. Cavalcali, cowboy. Metticela tutta. Preso. La banana. La banda della banana felice. La moda di quest'anno. Sono tutte foto fatte probabilmente dagli sviluppatori. Incidente in bagno. Pipo. Foto di due. Natsumi e Charu. Charu è. Qui scopriamo il nome della ragazza del primo Ape Escape che ci introduceva ai livelli e che ha sostituito il professore nell'ultima fase di gioco. E ho scoperto, leggendo la wiki, che appunto è un programma, effettivamente è un androide, creato dal professore. E la cosa mi fa riflettere che ci sia il modello nel gioco, quindi probabilmente da qualche parte nei file di gioco c'è il modello 3D di Charu, che lo volessero utilizzare? Chi lo sa? L'onnipotente banda degli sci, gola secca, bella mossa, autorecce avanzata che batte la scimmia blu a quanto pare, concerto di debutto, presenti un umano e tre scimmie. Beh. In missione programma, guarda, muovi le ginocchia così, campione del mondo delle scimmie, super armatura da Golia, l'ingresso di Spectre, strategia avanzata? Queste ovviamente sono tutte foto che abbiamo sbloccato dopo aver sconfitto, dopo aver fatto l'ultima boss fight. Cannone da scimmie. Ufo scimmie scolato, possiamo pure fare un zoom, ma insomma, inutile. Robo mucca. Ricerca nel cibo a buffet. Robo scimmia. Capitano leggendario. Una bella foto, eh. C'è la scimmia rosa. A qualcuno interessa una sauna? Dominatore dei cieli avanzato. Perché il dominatore dei cieli è l'elica. Tutti si radunino.
Robocong. Non ti lascerò mai andare. Due scimmie che possiedono il mondo, o lo sperano. Le citazioni. Preso. Allora hai rinunciato, vero? Prendili entrambi. Infatti, quello è il modello di Kakeru, che, ragazzi, sia il modello che il doppiatore di Kakeru in questo gioco sono orribili. 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 Guardate i capelli. Guardate i capelli. Che cos'è? Che cos'è? Resto qui. Scimmia contro Dessert. La statua scimmia della libertà. La goccia che ha fatto abboccare il vaso. Mi stavi spiando. Supera la barriera del suono. Sauna per scimmie. Pipo. Sei tu che guidi, Pipo? Appuntamento sott'acqua. Facciamo amicizia e nuotiamo insieme oggi. Ok. Ultimo confronto. Non ci si ferma. Non sei male. Non siamo più amici? Fai un home run. Ma pare che lo sta colpendo effettivamente. A caccia di sangue. E sono finite le foto segrete. Andiamo con qualcosa di più interessante? No, aspettiamo. Andiamo con le foto del nemico. Porchi. Una mistura di maiale e un ingrediente segreto. Chissà quale sarà l'ingrediente segreto. E mi ricorda molto tutto il Slam Parale. Porchi blu, attento a questo colpo corporeo, che è una versione avanzata. Porchi corazzato. Suino scheletro. Porchi muok. Porchi carro armato. Maialino carro armato. Porchi fiamma. Uccello pomodoro. Ave melanzana. Fringuello ananas. Come vedete c'è un tema comunque. Medusa AAA. Gufo di cera. Regina di cera. Chester bruciacchiato. Ok. Potrebbero essere Melma. Cioè, si chiama veramente così il nemico? Ratto schifoso. Proprio. Pinguino. Molto semplice. Boney M. Che è... perché? La band. Bombardiere del cielo. Bombardiere bilanciere. Puffy il pesce palla. Piranha sogghignante. Le bombette. Lattina spaziale. Cos'è quello? Ma è il gioco sbagliato. Infatti, questa, come vi disse, è una citazione a un gioco che però non mi ricordo quale sia. So se è Sottomarino. Pure questa era un'altra citazione a un gioco. O Robocong. Dammi retta, siamo facili prede. Perfetto. E andiamo con l'album fotolivello. Che vabbè, sono... C'è qualcosa su Harley Quinn. C'è qualcosa su Balboa. Qualcosa su... Ah, le foto livello danno a quanto pare degli indizi su dove bisogna rompere con il super pugno. Questa cosa non la sapevo, non me la ricordavo. Beh, interessante. Infatti le zone sono quelle, sono degli indizi interessanti. Allora non ce le stiamo a guardare. Oh, passiamo alla collezione d'arte, ragazzi. Qui abbiamo un po' di cose da dire. Allora, 5 scimmie mostruose. Schizzo delle 5 scimmie mostruose. E questo appunto, vabbè, è molto semplice. Sono le 5 scimmie mostruose. Questo è anche penso sia anche il definitivo, perché effettivamente non sono cambiate. Credo abbiano levato i guanti alla scimmia gialla, se non sbaglio. Scimmia blu. Molto molto interessante. Peccato che sia in bassa risoluzione l'immagine. Scimmia gialla. Scimmia rosa. Vedete, qui c'è anche il concept art di come si dovrebbe svolgere il livello, insomma. Scimmia bianca. Aspettate, voglio vedere un attimo una cosa su scimmia rosa. Sembra effettivamente un Saiyan. Credo che fosse, che sia una citazione proprio a quello, ragazzi, eh. Scimmia bianca. Molto, molto bello questo disegno, tra l'altro. Scimmia rossa. Ikaru 1. Questo è il primo schizzo, credo. Effettivamente è molto simile poi alla versione finale di Ikaru, col gilet, che in questo caso è bianco, e sotto la maglietta rossa.
Comunque, le sembianze, cioè, le fattezze sono molto simili a quelle di Kakeru. Pipoci 1, che poi sono i definitivi a quanto pare. Il caro Pipoci 1, cioè, almeno per Pipoci sì, è definitivo. Hanno optato per questa versione qui. E mentre i Kaoru l'hanno cambiato. Natsumi 1 è uguale, identica alla prima Natsumi. Il professore è un po' più adulto in questo gioco. Qui le varie espressioni di Hikaru. Però appunto questa è la versione definitiva di Hikaru. Ah, mi sembra che poi tra l'altro non ci sia il cerotto sul naso. Altro dettaglio. Altre espressioni. Pipoci 2, anche questo molto simile alla versione definitiva, però senza colori. Pipoci 3, queste sono varie espressioni di Pipoci. Sembrava come se effettivamente Pipoci doveva avere un ruolo più importante all'interno del gioco, non era relegato a cibi inutile o che desse quei piccoli aiuti, ma effettivamente sembrava che dovesse avere più ruoli o comunque più scene nelle cutscene. Invece è abbastanza così, molto molto secondario, passa molto in sordina. Qui abbiamo Hikaru 2, è completamente diverso, in un altro stile anche. Capelli, questo proprio si distacca completamente dallo stile di Ape Escape, sia dal primo che da quello del definitivo poi di Hikaru e del primo Hikaru. Il terzo invece è molto simile poi al secondo, se vediamo anche sia nei colori, nel vestiario e anche nelle fattezze. Hikaru Pipoci 2, qualcosa di molto molto diverso, cioè lo stile è riconoscibile, sembra, non lo so che sembra in realtà, molto molto più fantasy, più steampunk quasi. Hikaru 4, questo non lo so, sono molto molto differenti gli uni dagli altri. Molto futuristico questo look. Hikaru 5 questo è praticamente Dragon Ball Super Broly in pratica, e molto bello come schizzo. Poi qui è l'Hikaru 1 però con dei colori differenti e anche un abbigliamento differente. Mi sembra che i pantaloncini siano più corti e non ci sia il gilet. Hikaru 7, qui cominciamo ad avvicinarci di più al definitivo, però come potete vedere l'abbigliamento è identico a quello di Kakeru. Qui è veramente identico. Qui hanno un look più sportivo, sembra che stiano facendo una partita di tennis. Pipoci è orribile in questo schizzo. Hikaru 8. Sono rimasti un po' su questo look sportivo di Hikaru. I capelli sempre molto pomposi, tolti i primi tre. Ecco, qui Hikaru 9 è molto, effettivamente, un misto tra un look futuristico e un look sportivo, con quel guanto particolare, le ginocchiere, quelle scarpe. Capelli un po' così, molto più teppista, come dire. Qui è non so che stile sia, completamente diverso e che si avvicina ai primi schizzi e però veramente un altro stile di illustrazione qui. Pipoci 5 è orribile. Questo credo che lo volessero rendere un po' più babbuino, credo. Qui già un po' più caruccio. Ci stava comunque come stile. Natsumi 2, anche qui c'è uno stile abbastanza differente, più sportivo. Hikaru 11, è difficile dire e pensare a come
potesse essere il risultato finale, perché lo stile di illustrazione poi alla fine è molto molto diverso dagli altri schizzi. E anche qui è molto molto particolare, molto artistico. E qui c'è Kakeru, che è molto differente in realtà poi dal Kakeru che conosciamo. Hiroki, che sarebbe Buzz. Charu. Ci sono degli schizzi che... Allora, non so se l'hanno voluti aggiungere come chicca per chi ha giocato il primo capitolo, se effettivamente nei piani di sviluppo produttivi c'era effettivamente il voler inserire poi anche questi personaggi. Kakeru poi è stato inserito, effettivamente. Che volessero poi inserire anche Buzz e Charu, non lo so. Charu 1, Charu 2... Questi però appunto sono vari schizzi di Charu, quindi immagino che effettivamente siano delle chicche. Oppure dovevano essere delle versioni alternative di quelli che abbiamo visto nel primo. Per questo io penso che comunque abbiano voluto fare un tentativo all'inizio di creare un reboot piuttosto che un seguito. Qui il professore è completamente un altro stile, molto più maturo e arrabbiato, molto più serio. Qui appunto degli schizzi di quello che doveva essere un ambiente di un livello. Anche qui stessa cosa. Poi questo effettivamente l'hanno utilizzato per fare la Statua della Libertà. Alcuni saranno effettivamente riutilizzati come questo su Episcopi 3. Cioè, tenete bene a mente questo ambiente qui perché è identico a un livello di Episcopi 3. Una sezione di un livello di Episcopi 3. Questa sezione invece è praticamente la fabbrica Banane Vita Z, dove c'è sta il combattimento con il Mecha. Ambiente livello 6, appunto un livello a tema castello giapponese, effettivamente c'è poi nel gioco. Questo è quello dei pirati, e l'entrata effettivamente del livello dei pirati, un po' rivisitata. Credo che lì dove c'è la freccia o volessero mettere lo spawn o non lo so. Perché non, purtroppo non so leggere il giapponese ancora, ragazzi. Questo è probabilmente l'interno poi del livello. Ci doveva essere anche magari un livello a tema Parigi con questa Torre Eiffel. Poi penso che abbiano optato per altro. Qui un'ambientazione molto veneziana, che tra l'altro lì c'è uno schizzo di Kakeru. E sono finiti la collezione d'arte. Allora, è stato molto interessante, perché comunque abbiamo capito un po' quali erano più o meno le direzioni artistiche. E un po' è andato anche ad avvalorare la mia tesi sul fatto che io penso che questo gioco sia stato ideato più come reboot che come seguito. Poi è stato trasformato dopo in un seguito. Però è una mia opinione. Al cinematografo, inutile che ce lo mettiamo a guardare, perché sono semplicemente tutti i filmati del gioco. E come il jukebox, insomma, sono tutte le colonne sonore. Poi l'auto RC bonus le abbiamo sbloccate altre. Tessuti. Imbattibile telaio di carta. Credo che sia indistruttibile dalla descrizione. Sushi. Ingannerebbe perfino una scimmia. Questo credo che la descrizione voglia dire che effettivamente è più difficile individuare questa macchina. E dessert esplode in un pasticcio appiccicaticcio. Credo che se tipo la distrugge, esplode e fa danno alle scimmie. Credo. E appunto sono tutte queste le auto. Poi ci saranno anche altre skin su Episcopi 3. Andiamo con la collezione manga, ragazzi. Allora, per un pugno d'anguria. È l'ora di un'anguria. Chi non ha mangiato la sua fetta? Eh? Stupido Pipoci. Non puoi mangiare altra anguria. Oh no, mi sono dimenticato.
c'era Buzz. Perché? Tanto c'è anche Spectre a mangiare con loro. Tra l'altro, ragazzi, a proposito di Spectre, mi ero scordato di dirvi, a parte che tra gli schizzi non c'era minimamente Spectre, e mi ero dimenticato di dirvi, ragazzi, che Spectre non è malvagio per natura, ma lo rende malvagio il casco del professore, che è appunto il casco che ha Spectre, è la versione appunto non conclusa. E tutti i caschi che avevano le scimmie nel primo capitolo erano caschi che aveva sviluppato Spectre, per questo le altre scimmie sono meno intelligenti. E i caschi che abbiamo spedito in questo livello sono tutti i caschi che avevamo recuperato dal primo capitolo, cioè i caschi che abbiamo mandato su Ape Escape 2 alle scimmie. E poi basta, questo. Allora, l'aroma di banana. Questa è la banana rang. Si possono attirare le scimmie col suo profumo. Wow, proviamolo. Ehi! No, no, non è per te. Wow, mamma mia, che stupidaggine. Lo sciupa scimmie. Ciao a tutte. Come va oggi, pupe? Vi va di fare un giro col mio bolide? Un'auto? Fantastico, andiamo! Questa non è un'auto! Lasciami andare, mamma mia. Stupendi. Sono tutte comicità molto molto giapponese. La falla nel tetto. Un po' troppe perdite. Ehi tu, riparale ora. Controllale pure. Posso fare qualcos'altro? Smettila di sfottermi. Guarda che casino che sta facendo. Credo ci siano anche dei problemi di adattamento, tra l'altro. La piccola fiammiferaia. Scimmia rosa. La piccola fiammiferaia. Un fiammifero, signore? Poverina, qui fuori al freddo e al gelo. Non preoccuparti, ne comprerò qualcuno. Sul serio? Grazie mille, signore. Scusi, lei? €1.000.000, fregato. Una truffa che mi lascia scottato. Ma che vuol dire? Ma poi euro. Va bene. Allora, il bastone stordente multiuso già l'abbiamo visto. Il torneo di bowling. Abbiamo visto anche questo? Non mi ricordo. Credo di sì. No. Wow, un altro strike. Sì. Sembra che Caro abbia vinto di nuovo. La scimmia gialla ha la possibilità di vincere, se solo non tremasse. Oh. La scimmia gialla ha conseguito un'inaspettata vittoria. Che fortuna. Fatto stare ovunque. Primo giorno di scuola. Oh, il primo giorno di scimmio scuola. Hai un po' di paura, piccola scimmia? Mamma mia. Va bene. Già i primi bulli. Nascita di un nemico. Primo, prendi un maiale. Poi aggiungi qualche aroma puzzolente. Ecco l'ingrediente segreto. E tra l'altro è proprio la cacca sullo sticchetto di Dr. Slump Arale. Non c'è verso, ragazzi. Mettilo nel macchinario per 3 minuti. Ed ecco qui i nemici. Show di magia. Uno spettacolo di scimmiagia. Sparisci, scimmia. Lo sanno fare davvero? Ah, è sparito. Avete imbrogliato. Tra l'altro, la rete per scimmie, dato che nel primo capitolo mi ero chiesto effettivamente dove vanno le scimmie, e la rete per scimmie in realtà sarebbe in inglese time net, ovvero una rete temporale. Infatti, la rete funziona che quando tu catturi le scimmie vengono teletrasportate indietro nel parco per scimmie, in modo che poi gli venga tolto il casco, insomma. Stanza sigillata. Tutte le porte sono saldamente chiuse. Il reato è avvenuto in una stanza chiusa ermeticamente. Ok. Cosa?
Stavi dormendo? Mamma mia, ragazzi. La gara. Poi io mi ricordo tutti questi fumetti perché, cioè, visivamente me li ricordo perché da piccolo li avevo letti un sacco di volte, mi ci divertivo a vederli. Quindi tanti ricordi, ragazzi. Però non mi ricordavo fossero effettivamente così cringe alcuni. Ikaru, non perderò questa volta. Ora ho i miei turbo stivali in funzione. Prendi questo, Ikaru. Appunto. Ma è troppo veloce. Mamma mia. Arma mancante. Questo l'abbiamo già letto. La signora Banana è salva. Questo l'abbiamo pure già letto. Non voglio ripeterlo. Lenti rotanti. Questo l'avevamo visto. Wow, la stanza sta ruotando. Come fai a portare questi occhiali? I tuoi occhi devono essere un po' confusi. Appunto. Test da scimmia, questo l'avevamo già visto. Precauzioni di sicurezza. Eccellente, i nuovi caschi salva scimmia. Cosa li renderebbe così sicuri? L'airbag. Tra l'altro, ragazzi, una cosa interessante, prettamente culturale, appunto del Giappone, è che la luce sui semafori in Giappone non è verde, gialla e rossa, ma è blu, gialla e rossa. Per questo le scimmie sui Peacekeeper hanno la luce blu, la luce gialla e la luce rossa, per ricordare un po' lo stesso funzionamento dei semafori, cioè la stessa luce dei semafori. Non è verde perché in Giappone non hanno il verde, hanno il blu. Se avessero avuto la luce verde sarebbero state verdi. Quindi è interessante anche vedere quell'aspetto lì. Ora ragazzi, la Monkey Biblioteca non ci metteremo a leggere tutto, perché poi la maggior parte sono citazioni appunto di favole, fiabe e anche racconti giapponesi. E quello che mi interessa però è Ikaru e Pipoci e basta. Ikaru e Pipoci, perché ho il presentimento che racconti qualcosa di lore. C'era una volta un ragazzino di nome Ikaru che viveva in povertà con la scimmietta Pipoci. Pipoci era una piccola scimmia che aveva trovato sperduta nella foresta e vivevano insieme felici. Ma questo l'avevamo già letto? No. Un giorno, mentre erano nei campi, Pipoci improvvisamente indicò il terreno. Voleva che Ikaru scavasse. Anche se gli sembrava strano, lui lo fece e, sorpresa, era sepolta lì un'enorme scorta di banane. Come sappiamo, Ikaru e il piccolo Pipoci erano molto poveri, quindi furono estasiati da questa scoperta. Così estasiati che non notarono le scimmie lì vicine che erano nascoste nell'ombra. Ok, non parla di lore, purtroppo. Pipocino... credo sia la stessa cosa. Ok, allora non ci fermiamo troppo sulla Monkey Biblioteca. Sono cose così, insomma. E io direi di andare adesso nei minigiochi. Balla scimmia balla. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Eccoci qui. Opzioni. Vediamo un po'. È una specie di gioco ritmico. Adesso vi faccio vedere. Ballata, si può anche giocare in due a questo minigioco. Ballo normale. La scimmia ti prenderà. Si sbloccheranno poi varie canzoni, ragazzi. Vediamo un po'. Già ho cominciato male. Tremendo. Pa. Niente, non ce la faccio, ragazzi. Mi lanciano le cose addosso. Thank you.
fatto cacare, ragazzi, veramente. Miss Valuta, giudice speciale, giudice e giudice capo. Zero, ragazzi, ho fatto ma manco da piccolo facevo zero. Mamma mia, ragazzi. Io direi di cambiare minigioco. Andiamo su qualcosa che magari riesco meglio, eh? O magari fallirò ancora peggio. Passiamo sul gioco di punta, citato anche nel retro della copertina del gioco, Monkey Football, che tra l'altro ho anche giocato con un mio amico quando ero piccolo. Giochiamo a Monkey Football. Mi ero scordato che c'era l'annunciatore qui. Vabbè, istruzioni ve le faccio vedere io, insomma. Un giocatore. Giocatore 1 contro Com, ballate. E si può scegliere anche la formazione. Che se non sbaglio, più si va avanti, più si gioca, più si vincono le partite, più si sbloccano. Non mi ricordo. Allora, in porta c'ho lui che c'ho 7 di presa. Vediamo se c'ho qualche portiere migliore. Ah no, mi sa che si sbloccano in base ai progressi nel gioco. A quante scimmie abbiamo catturato? Noi le abbiamo catturate tutte, quindi figurati. Avremo qualcuno che abbia più di 7 in presa? Ragazzi, andiamo così, non ci importa. Sì. Inizia. Non mi ricordo come si gioca. Allora, premendo i tasti del oddio! Premendo i tasti del controller. Niente, io non so. Sono impedito. Dio mio. Ok, si tira con gli analogici, ragazzi. Bene. E fatemi concentrare. Fatemi concentrare, ragazzi, eh? Sì. Oddio, eh sì, le rimesse sono così. Possono dare delle palle particolari. Ma come si corre in questo gioco? Corri. Vai. Uguali esultanze. Madonna mia. No. Ok. Questa stunna, se non sbaglio, sì. Ha distrutto tutti. Oh no, lui è lento. Ma perché hai lasciato la palla? Dai, portiere, risvegliati. Ma porca. Perché giocare a FIFA, ragazzi, quando abbiamo Monkey Football? O a PES? Vabbè che se tocca giocare all'ultimo PES è meglio giocare veramente a Monkey Football. Dai! No! Donna, sfonda tutti. Intervallo. Direi che bisogna fare dei cambiamenti. Perfetto. Andiamo. Vediamo un po' come andrà adesso. Non c'è fallo. Non c'è trucco, non c'è inganno. Scusate, ragazzi. Loro cominciano a essere stanchi quando c'è la luce gialla. Oddio! Vai. No. Difesa. Difesa. Che cazzo di rimessa è? Niente. Mai fare un retropassaggio. Dai.
Perché la palla è ferma? Perché rimane immobile nel mezzo del campo? Dai, non posso perdere pure a Monkey Football, su! Dai! Madonna mia, madonna! Oh! Su! Oh! Come? Come? Dai, dai, dai. Segna! Porco... Grazie. Sì! No! Madonna mia! Ah, ci sono supplementari, ok, non me la ricordavo sta cosa. Altri 3 minuti, madonna mia. Oh! Calmini! Ma ti sfascio i giocatori, madonna mia! Vieni qui, vieni qui. Dove va tanto stun, quindi. Ma che cazzo fai? E me la so tirata, me la so passata da solo. Premuto triangolo. Ma perché? Guarda se riesco a trovare un buco per passarla all'attaccante. Niente. Sì! Finalmente. Esulta, esulta. Qua che esultanza da gorilla proprio. Loro sono morti, praticamente, sono distrutti. Che poi perché il portiere mio è stanco che ne ha fatto un cazzo in questa partita? Ha preso solo le reti. Vai, 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 vai. Vabbè, ci ho provato. E abbiamo vinto, ragazzi. Tempo scaduto. E meno male. Ma che round 2? Fine. Sì, ma io voglio uscire da Monkey Football. Basta. Basta. Grazie. Giochiamo a Monkey Football. No, per oggi abbiamo finito di giocare a Monkey Football. E vediamo l'ultimo minigioco di Ape Escape 2. Che è Monkey Scalatore. Eccoci qui. E ricomincia. Non ho mai giocato, però va bene. Ricominciamo. Un giocatore. Questo sapete che non mi ricordo. Cioè, bisognava arrampicarsi sulle liane. Livello Neanderthal. Meno male che non toccava finire tutti questi minigiochi per fare il 100%, sennò... Ciao. Ah. Oddio. Tocca premere R2 e L2 per far arrampica la scimmia. Dai. Ok. E consiste in questo. C'è il professore che si congratula, quanto pare. Che poi non so perché c'è la soundtrack del livello spagnolo. Cioè, vive Spagna, così. Bene. Ah. Ok. Da piccolo era un inferno sta cosa. Non che adesso sia... cambiato. Ok. Stiamo andando alla grande su questo, eh. Dai, dai. Dammi di più, dammi di più.
Ho paura, ragazzi. Padapam. Orei. Ok, la situazione già si comincia a fare più complessa. Piano, piano. Perfetto. Ma sono un mito a questo minigioco. Andava abbastanza bene. Abbastanza. Grazie, Natsumi. Arriviamo fino al primo livello e poi possiamo finire, insomma, con Monkey Scalatore. Andiamo. Dai. Oh, madonna mia. Cioè, se ci arriviamo al primo livello, tutto da vedere. Guarda dove sto finendo. Andava abbastanza bene. Ma perché andava abbastanza bene? Per me era perfetto. Scherzo, ragazzi, ovviamente. Vediamo un po' cosa... Dammi qualcosa di difficile. Voglio smadonnare. Sono masochista. Ok. Beh, non mi sembra tanto... Ah. Bene. Oddio, forse ho un'idea. No, idea sbagliata. Come dovrei raggiungere quella? Oh. Come ho fatto a farla oscillare? Come devo fare? Ok. Ok, forse ci sono riuscito. No. Troppo poco. Ok. No, sì. Ecco, già questo era un po' più complesso. Mi immagino il primo, allora, cosa... Cosa diavolo sia? Ho paura. Vediamo un po'. Ok. Madonna mia. Devo far oscillare di nuovo. Oh, madonna. No, ma voi state scherzando. Oddio, sotto c'è una banana. E mo devo risalire fino a su. Madonna mia. Dai. Ok, ci sono quasi. Piano. Devo cadere. Continua a provare. Lo rifaccio un'altra volta. No! Dove sto andando? Dove sto andando? Mi fai prendere la corda, ti prego. Ok, grazie. No! Nella media. Prendi pure per il culo? No! Nella media. Zitto, essere ignobile che avevi anche un doppiatore di merda nel primo capitolo. Comunque, questi erano i minigiochi di Ape Escape 2. Ragazzi, noi abbiamo visto tutto quello che
Ape Escape 2 aveva da offrire. Tutti i collezionabili, tutti i minigiochi, tutto quanto. Quindi l'obiettivo completismo è stato raggiunto. 100%. Grandi successi RDS. E l'abbiamo finito tutto. Quindi, noi ci vediamo alla prossima serie, che sarà appunto l'horror che vi avevo detto, che avevo già preannunciato quando ho finito Shenmue. Quando avevo finito Shenmue. Un horror della Frictional che non è Amnesia, è un altro. Fatto in un modo un po' particolare che spero possa piacervi. Quindi, qui un saluto da Hikaru, Pipoci, Natsumi e il professore. Ci vedremo poi su Episcopi 3. Io vi ringrazio per la visione, per l'attenzione e per la compagnia e per avermi accompagnato in questa serie, in questa riscoperta di uno dei giochi che mi ha tolto più ore quando ero ragazzino. E noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti.